Avrete letto tutti la notizia secondo cui i The Borderline, ossia gli youtuber indagati per omicidio stradale di un bambino di 5 anni, sarebbero andati, qualcuno dice scappati, all'estero. Certo è che non sono stati arrestati in flagranza e nei loro confronti non sono state nemmeno applicate le misure cautelari, quindi erano liberi di espatriare. Ma in generale, come funziona la giustizia in questi casi? Potevano davvero andarsene all'estero mentre erano indagati? Chi è soggetto alle indagini di un reato può liberamente espatriare? E se sì, quando scatta questo divieto? È previsto anche il ritiro del passaporto? In questo video facciamo un po' di chiarezza su questa tematica attuale e vedremo se i borderline devono ritenersi dei latitanti o al contrario stanno esercitando un legittimo diritto. Tutti pronti? Sigla! Questa è la legge! Chiariamo subito un punto fondamentale. Una persona indagata per qualsiasi reato, compreso l'omicidio, può andare all'estero se non è sottoposto ad una misura cautelare come la custodia in carcere, gli arresti domiciliari, l'obbligo di dimora e lo stesso divieto di espatrio, che è proprio la misura ad hoc prevista quando si vogliono evitare fughe all'estero, magari per sottrarsi alla condanna penale. Quindi, in estrema sintesi, ogni persona che è semplicemente sottoposta a indagini, il cosiddetto indagato, o chi è già sotto processo, il cosiddetto imputato, può andare all'estero se non gli è stato almeno applicato dal giudice il divieto di espatrio. Vediamo ora come funziona il divieto di espatrio. Si tratta di una misura cautelare che impone all'indagato o all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice. E in quel caso il giudice decide che misure adottare per impedire l'uso del passaporto o della carta d'identità, che come sapete è sufficiente per viaggiare in Europa senza bisogno del passaporto. Ora vi dirò qualcosa che forse più giustizialisti di voi riterranno ingiusto. Il divieto di espatrio non si applica sempre. Si applica solo per i reati più gravi, quelli che prevedono la pena della reclusione non inferiore a 3 anni o all'ergastolo. Si tratta quindi di delitti di particolare gravità e sono escluse tutte le contravvenzioni. Quindi, ad esempio, se diffamate qualcuno o minacciate il vostro vicino di casa, ve ne potete andare all'estero. Altra cosa che dovete sapere, stiamo parlando solo di cause penali, quindi di reati. Chi ha in corso una causa civile può liberamente espatriare. Pensate al marito che viene citato in tribunale dall'ex moglie perché non paga gli alimenti ai figli, o a una persona che ha causato un grosso buco di bilancio a una società e ha così tanti debiti che non può più pagarli. Queste persone non possono essere fermate alla frontiera. Inoltre, per poter applicare il divieto di espatrio, devono ricorrere 2 presupposti. I gravi indizi di colpevolezza del reato e il concreto pericolo di fuga o di reiterazione di reato o di inquinamento delle prove. E secondo gli inquirenti, nel caso dei The Borderline, non c'era alcuno di questi pericoli. Quindi possono ora affrontare il processo dall'estero, facendosi chiaramente assistere dai propri avvocati che li rappresenteranno e andranno per conto loro in udienza. Quando c'è questo pericolo di fuga, che è il motivo più frequente per disporre il divieto di espatrio, si può desumere da una serie di comportamenti che denotino il proposito di recarsi all'estero, come il fatto di acquistare subito un biglietto aereo. Comunque, anche in presenza di divieto di espatrio, si può ottenere dal giudice l'autorizzazione a recarsi all'estero per particolari e documentati motivi, come ad esempio per ricevere cure mediche non possibili in Italia o per partecipare magari al funerale di un parente. Come abbiamo detto, il ritiro del passaporto o della carta d'identità valida per l'espatrio è una conseguenza dell'applicazione del divieto di espatrio all'indagato. Non è possibile quindi ritirare, revocare o sospendere il passaporto se non c'è questa misura cautelare. Se invece c'è il divieto di espatrio, il giudice valuta come e per quanto tempo bloccare la validità del passaporto di cui l'indagato è in possesso. Bene amici, adesso siete a conoscenza di cosa prevede la legge e potete giudicare il caso di cronaca che tutti quanti conoscete. Questa è la legge! Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge!